La terza ed ultima stagione della carriera ha come obiettivo la vittoria del campionato. Si gioca solo un minuto in più, finisce 4-2. Vi ho già detto tutto quello che penso di questa partita. Dopo mesi intensi e qualche difficoltà, siamo distanti 10 punti dalla vetta, ma ai quarti di Champions, dopo aver vinto il girone ed eliminato il Borussia agli ottavi. El Shaarawy contro Szczęsny. El Shaarawy! Ad aprile l'incubo. Il Bordeaux vince al Louis II. In 3 giorni perdiamo una partita e finiamo a meno 13. Mentre in Champions veniamo sbattuti fuori dall'Atletico Madrid. Ora ci resta una semifinale di Coppa di Francia contro il Paris Saint-Germain e una missione quasi impossibile: rimontare 13 punti in 6 giornate. Riusciremo nell'impresa? Signori, benvenuti all'interno di questo 49esimo episodio della carriera. Siamo giunti alla fine di questo percorso lungo, tortuoso, affascinante, emozionante. Non so se avete altri aggettivi, commentate il video qui sotto. Senza dubbio un percorso non troppo vincente, questo è vero, rispetto ad altre carriere. Però questo secondo me ha aumentato anche un pochino il realismo di alcuni aspetti. E quindi non posso che portarmi nel cuore in futuro anche questa carriera. Ovviamente non è ancora finita. Il Paris ha già giocato e vinto la sua 33esima giornata e quindi ha più 16. Più 16 significa che siamo obbligati a vincere contro il Lorient per rimandare almeno di una settimana l'aritmetica, perché ovviamente in 5 partite il massimo che si può fare sono 15 punti. Se noi pareggiassimo anche contro il Lorient, ecco lì che a meno 5 dalla fine del campionato saremmo a meno 15 e quindi finisce assolutamente qui. Come cantava Cranio Randaggio in un suo brano, non puoi fermare il vento, ma solo fargli perdere tempo. E questo è vero se però il vento è già indirizzato. Sembra tale, scopriremo se sarà così. Intanto il nostro obiettivo primario è far perdere quel pochino di tempo in più, almeno 7 giorni. Partiamo da qui, partiamo da Lorient. Difende il pallone Mokondui, poi tocco orizzontale su Boisgard, guarda la porta, zona tiro e Ruben Dias riesce a deviare. In calcio d'angolo il primo squillo e dei padroni di casa. Tenaglia di ritorno, il pallone per Mainero in area, stop e Ruben Dias prova a tornare, non chiude e allora deve pensarci Lecomte. Va Mokondui verso Doku che ci mette la testa, poi conclusione larga, solo Lorient. Noi stiamo ancora pensando alle ultime 2 sconfitte. Gestita molto male, bravissimo Ruben Dias a riprendersela. Subito Ben Yedder, gira per Fekir, tutto di prima, occhio a Nabil, che calcia forte, viene tra l'altro attaccato, ci hanno dato il rigore. Vabbè, dai, ce l'hanno fischiati contro abbastanza imbarazzanti in questa stagione, però questo è un rigore ancora più imbarazzante e ce l'hanno fischiato a favore. Giallo anche per il difensore, va bene, va bene. Segna Wissam Ben Yedder per l'1-0 della Monaco, un rigore regalato ma un gol pesantissimo. Dentro per Ben Yedder, guarda Salemakers, lo serve, occhio al controllo e al destro, miracolo di Nardi. Angolo di Fekir a cercare Ruben Dias che fa 2-0 dopo aver preso l'ascensore per arrivare su quel pallone, ma soprattutto dopo aver giocato la partita perfetta. Manca soltanto il fischio che in teoria arriva adesso. Il Monaco fa il suo dovere, ma con quanta sofferenza, perché nel primo tempo potevamo star sotto noi 2-0, invece poi vinciamo 2-0. Però c'è questa partita che noi da sempre siamo abituati a vedere come la finale di Coppa di Francia. Lo è stata nelle ultime 2 stagioni. Abbiamo vinto noi la prima volta, abbiamo perso la seconda. Questa è stata anche la finale di Supercoppa e lì abbiamo perso la prima volta, abbiamo vinto la seconda, tra l'altro in apertura di questa stagione. È sempre stato Paris-Monaco in questa carriera e non poteva che chiudersi così questa nostra avventura. Ed eccoci qui al Parco dei Principi, concentrazione tra i protagonisti del Paris Saint-Germain, riscaldamento
per i nostri uomini Ben Yedder, Pogba, Fekir e Ruben Dias, protagonisti assoluti di questo momento della stagione. Ed eccolo il momento in cui le squadre entrano in campo con una panoramica sempre spettacolare sul Parco dei Principi, tutto esaurito per una partita che è la partita di questa carriera, senza ombra di dubbio, e che speriamo sia la nostra partita per questa semifinale. Questo il percorso delle due, chi passa affronta la vincente di Marsiglia-Nantes. Come facciamo attenzione ai Icardi, 5 gol nelle ultime 3 partite, numeri da Ben Yedder, e quindi occhio a Maurito, ma occhio in generale a tutto l'11 del Paris Saint-Germain, tra cui spunta anche un Miralem Pjanic in più. Acquistano come se non ci fosse un domani, ma questo è abbastanza realistico. 4-2-4, al quale siamo abituatissimi e conosciamo, insomma, quanto sappiano mettere in difficoltà qualunque avversario. Noi rispondiamo così, ma la nostra formazione l'avete già vista, e quindi direi che Mbappé può anche toccare questo pallone, perché comincia la semifinale secca di Coupe de France. E allora il pallone buono per Ben Yedder, si butta dentro Allan, a largo Saelemaekers, dimenticato dal Paris, la palla arriva in area, Saelemaekers, Keylor Navas, Fekir su Tierney. Tocco dentro che filtra, Goretzka, secondo me fuori gioco di Mbappé, invece tutto buono, arriva il cross, arretrato, Touré in copertura e poi Pogba allontana male e quindi al volo Richarlison, palo interno. Ha un po' di campo per andare, larghissimo Fekir, la tiene su quella corsia il Monaco, sta partendo il Sharawi alle spalle di Corona. È passato il Faraone in area, guarda anche Keylor Navas, calcia col sinistro, prende il palo, ma quello interno, e fa 1-0 per il Monaco. Al minuto 17 segna il 92, un gol pesantissimo, avanti noi. Poi al volo, alla cross, Corona sul secondo palo, il Paris ha fatto un gol clamoroso. Il cross di Jesus Corona vale quanto la rovesciata di Del Piero per quel gol che fece Trezeguet a San Siro, non so se ricordate. Ma comunque rimaniamo in possesso. Eccolo Fekir, va dentro il polpo, visto, servito, ha un buon destro, calcia violentemente, ma largo. Lancio per Mbappé, controllo, sfida Koundé, e poi ricomincia da Di Maria, tocco dentro, inserimento ancora di Icardi, defilato in area, Icardi ha perso l'attimo per calciare. C'è la Goretzka che fa 2-1. Al sesto del secondo tempo. Chiaro che la qualità del Paris è infinita ed è chiaro che quando pensi a marcare gli attaccanti puoi dimenticarti quelli che arrivano dietro. Tanto troppo spazio per Goretzka e 2-1 Paris. Trova Pogba, a sinistra c'è il Sharawi, riceve il pallone e vuole creare qualcosa, aspetta, rinforzi, dentro il pallone per Pogba. Ha sbagliato. Da lì può crossare il 24, sempre Richarlison, Ruben Dias che gli ha nascosto tutti i palloni che ha potuto, e quindi ballo Touré, guarda il Sharawi in profondità e lo manda. Tanto campo per il Faraone, in ritardo Corona, in ritardo un po' tutto il Paris, che però chiude centralmente e il Sharawi fino in fondo, cerca il cross e lo trova per Wissam che arriva in corsa e fa 2-2. Sempre contro il Paris, Wissam, Ben Yedder, e torniamo sul livello del mare. Touré, occhio che è partito il Sharawi alle spalle della difesa, ma la palla è per Fekir che parte chiaramente in posizione regolare, il cross che non passa, sempre Fekir, ancora Ben Yedder in area, si gira, Ben Yedder, Umtiti dice di no e tiene il 2-2. Sarebbe stata poesia. 90esimo in corso, la tiene Libalo Touré, lontana dalla nostra porta e vicina a quella del Paris, per un ultimo sogno. Fekir va dentro Allan, non era il momento giusto. Poi adesso sì, Ben Yedder! Al 92esimo, all'ultimo secondo della partita, segna l'uomo che ha caratterizzato questa carriera nel modo che ci ha fatto amare questa carriera, all'avversaria di sempre. 3-2, andate a casa! La finale la giochiamo noi! Esulta il mister! E ci mancherebbe altro! Esulta anche Wissam, che porteremo sempre qui! Perché chiamate lo gioco, chiamate la pazzia, ma sono avventure che ci accompagnano per mesi
nelle quali ci leghiamo in modo indelebile, come alla finale di Coupe de France a casa, parigini, passiamo noi. E adesso il sogno, ovviamente, è che questa vittoria, questo calcio in faccia all'ultimo secondo, possa influire leggermente anche sulla finale di stagione per quel che concerne il campionato. È chiaro che sono a più 13, è chiaro che gli basta vincere la prossima per diventare aritmeticamente campioni, ma noi vogliamo sognare ancora, perché il sogno ci ha accompagnato continuamente in questi mesi e a volte, quando vinci meno, apprezzi anche di più gare come questa. E noi godiamo stasera, ma vogliamo godere anche in finale. E sarà il Nantes la nostra avversaria, una mini rivincita contro il Paris, magari a loro non fregherà nulla, ma secondo me la finale di Coppa, se la volevano giocare, ce la siamo presa, sempre con l'uomo della provvidenza, e quindi va bene, ovvio che l'episodio non finirà nel modo peggiore. Il Paris ha perso! Il Paris ha perso, perché rimangono a 83. 3-2 in casa con il Saint-Étienne. Cioè, non può essere. È uno scherzo. È chiaramente uno scherzo. Però vedete che poi può spostare. Che lettura vi ho fatto? L'Elia Dani chi, signori? Ho fatto una lettura prima della semifinale clamorosa. Ho detto, anzi, ma tre episodi fa, quando ho visto la semifinale, ho detto, guarda che lì può succedere qualcosa. Poi FIFA magari ci mette anche del suo. Se vinciamo andiamo a meno 10. Meno 10, manco 4 partite nei riprendi. Però occhio, riceve il pallone, uno contro uno con il difensore, la sposta centralmente, trova un corridoio interessante per andare, sempre il Faraone al limite, El Shaarawy, scarico su Pogba che cerca spazio, a sua volta non c'è, quindi trova Fekir che fa 1-0 per il Monaco. Attesa, quella giusta, quella lucida, e poi il gol che fa esplodere il Luid. Corner di Fekir verso Koundé con Lezza, che fa un miracolo. Corner di Onyekuru a cercare Koundé, che al secondo tentativo fa 2-0. E questa volta Lezza non la vede nemmeno. Partita chiusa anche oggi, con sofferenza, ma altro 2-0. Si ributta dentro Onyekuru, servito e pallone che filtra, anche questo Onyekuru fino in fondo, guarda dentro Ben Yedder che chiude definitivamente il discorso. 3-0 per il Monaco, 33 in campionato per Ben Yedder. Allora, il suo record è di 50 stagionali, prima stagione, ne ha fatti 33, non raggiungerà mai quota 47 in campionato, però io sono curioso di contarli tutti, perché poi ne ha fatti tanti in Europa League, ne ha fatti tanti in Coppa, occhio, occhio. Non sbaglia il Monaco, che travolge il LAN, altra gara matura, altro clean sheet in campionato e fanno due di fila. 3-0, 3 punti, meno 10 a meno 4 giornate dal termine, di cui una, lo ricordiamo sempre, sarà contro di loro. Unica nota negativa, ha preso un colpo Ballo Touré. Speriamo non sia nulla di grave, perché gli ultimi due infortuni, Fekir e Doku, sono stati infortuni lievi, 5 giorni, quindi vediamo subito Touré come sta. Ecco, appunto, Touré sta peggio, non sono 5 giorni nel suo caso, ma 4 settimane. Vediamo al volo, giusto per farci qualche conto, quanti gol ha fatto in totale Ben Yedder. Perché in campionato sono 33, in Coppa di Francia sono 2, e quindi siamo a 35. In Champions sono 10, miglior realizzatore con tutto che siamo usciti ai quarti, e quindi fanno 45, più uno che è quello segnato in Supercoppa all'inizio della stagione. Quindi sono 46 gol, signori. 46 gol, il che significa che può ancora migliorarlo il suo record di 50. E ci tengo a ricordare che l'anno scorso, quindi seconda stagione, non ne ha fatti così tanti, ma è stato infortunato per 4 mesi. Quindi, insomma, giocatore pazzesco che ci porteremo sempre dentro davvero, perché è un marziano. In questo stadio abbiamo giocato una delle partite più folli di questa carriera. A 7 minuti dalla fine, più o meno, eravamo sotto 4-2 e siamo riusciti a pareggiare la partita. Finì 4-4. Ecco, in questo stadio, in cui succedono cose folli, chiediamo soltanto una cosa, una sorta di miracolo. Una nostra vittoria oggi, fattibile sì, ma guai a sottovalutare il Nizza. Soprattutto però la sconfitta del Paris Saint-Germain sull'altro campo. Un occhio va anche lì, perché una nostra vittoria oggi potrebbe non bastare, se dovesse vincere anche il Paris.
rimarrebbero 10 punti di distanza, ma sarebbero soltanto 3 le giornate rimanenti. L'aritmetica darebbe il titolo ai capitolini e noi questo non lo vogliamo, ormai vogliamo crederci. E allora ancora una volta, forza ragazzi, facciamo il nostro dovere e poi vada come vada. Iborra, buona partenza del Nizza, il tocco è per Musaba che si gira, guarda anche la porta, va sul destro e fa 1-0. Al minuto 5, avanti il Nizza, Fekir sta andando dentro Allan, la palla è sui piedi del capitano che guarda la porta, guarda anche Fekir che spacca la porta per il gol dell'1-1 al minuto 11, la rimettiamo subito in piedi, torniamo subito sul livello del mare. Si muove Fekir verticalmente, il tocco è su Allan, va dentro Fekir, si muove anche Ben Yedder, posizione al limite, è regolare, in area, Ben Yedder, destro, piazzato per il comeback del Monaco che la ribalta 2-1 per noi al minuto 27. La firma, tanto per cambiare, è la 34esima in Ligue 1. Allan ad aprire subito in zona Onyekuru, dentro Wenzel Holtz, suggerimento che c'è per Fekir, di ritorno Wenzel Holtz, va dentro Allan, tutto di prima, occhio al brasiliano che la vuole chiudere e la chiude sul 3-1 a 18 dal 90esimo. Noi abbiamo fatto ancora il nostro dovere, almeno al 90%, perché poi ci sono questi 18 minuti che voglio dire, però esulta Allan, così esulta, lo insegue Vogt, è velocissimo Wenzel, in area, isolato ormai, sterza, crossa, Fekir non arriva, ma arriva il tocco di mano del difensore, calcio di rigore per noi. Parte Fekir, si allunga Gagliardo, ma non arriva sul pallone, 4-1. 89esimo in corso, ancora la forza per spingere Jeremy e per puntare direttamente Gagliardo, lo fa in area, Doku, destro e 5-1. Questo non l'ha sbagliato ed è quasi una notizia, perché ci ricorda Gervinho o Gelson che faceva la stessa cosa, ma è un po' meno cinico di Gelson perché prende più il portiere che la porta, qui ha preso la porta. Finisce qui. Finisce qui. E noi abbiamo fatto il nostro dovere. Andiamo a vedere che cosa è successo tra Angers e Paris. Andiamo a vedere. Hanno vinto. Hanno vinto. E sono campioni. C'è poco da fare. 35. Sto provando a fare tutti i miei calcoli matematici e riconosco di essere molto scarso in matematica, ma a casa mia il massimo che si può rimontare in tre partite sono 9 punti, non di più. È stato bello sognare, ragazzi. Sapevamo che sarebbe stata un'impresa quasi impossibile. Non siamo riusciti a farla, ma permettetemi, passatemi il termine, il pepe al culo gliel'abbiamo messo fino alla fine. Peccato, perché ci abbiamo creduto e sarebbe stato bellissimo disegnare un finale ancora più poetico. Lo vogliamo comunque poetico, quindi simuleremo le due partite su tre che dobbiamo giocare di campionato. Giocheremo quella contro il Paris Saint-Germain e giocheremo la finale di Coppa di Francia. E cominciamo dalla simulazione della terz'ultima giornata di campionato contro il Dijon, gara casalinga. Evitiamo brutti scherzi, perché poi in tutto questo c'è anche da difendere il secondo posto, perché il Lione è lì. Vediamo un po' come va. 1-0 con il gol di Fekir, che sta segnando tantissimo. E adesso eccoci giunti a quella partita che sognavamo per magari sorpassare il Paris Saint-Germain, cosa che non è possibile. Sapete perché questo sorriso mentre vedo entrare le squadre in campo? Perché oggi sognavamo la battaglia e invece c'è un clima di festa. Perché alla fine questa è stata la partita riassuntiva di queste tre stagioni. Lotta in campionato, ma soprattutto in coppa. Le finali di Coupe de France, le supercoppe, una a testa, quelle vinte. È stata una partita che secondo me ha fatto divertire noi, ma anche loro, perché hanno trovato un degno rivale che non gli ha scucito lo scudetto dal petto, ma chissà, magari in futuro ci riproverà, perché la nostra carriera, le nostre carriere sono fatte anche di storie interrotte ma poi riprese, e chi ci segue da tanti anni lo sa. Pogba in pressione, buon inizio del Monaco dal punto di vista di aggressività, e quindi Ben Yedder, si aprono loro e la palla dentro per Fekir, in ritardo Umtiti, Fekir calcia male, la
braccio verticale a trovare la corsa di Neymar. Ruben Dias su di lui, superato, torna sul suo avversario Lecomte, respinge il pallone, poi Richarlison è defilato. Calcia adesso, Lecomte tocca, ma non basta. 1-0 Paris e trova in verticale Ben Yedder. La difende il capitano, dentro ancora il suggerimento per Pogba, Navas, Doku, di prima per Fekir, largo c'è Onyekuru, servito in ritardo questa volta Corona, va fino in fondo Onyekuru e Corona chiude con un grandissimo intervento. Dalla bandierina è pronto Fekir, a cercare Ben Yedder, mette fuori Kimpembe, raccoglie Doku, apre Onyekuru, destro a giro, palo! Calcio di punizione di Neymar verso Lecomte che non esce e Goretzka fa 2-0. Fekir, parte Doku, dentro Pogba, larghissimo El Shaarawy, visto e mandato. Buono il pallone per il Faraone che entra in area fino in fondo. El Shaarawy, Navas, poi Kimpembe, Navas. Fekir, aspetta, serve Ben Yedder, Navas. Angolo di El Shaarawy, non esce nessuno, quindi Ben Yedder, Navas. Con una parata che giusto in questa partita poteva arrivare. Si è capito. Corre Za. Fino in fondo. Vabbè dai. Mi dispiace soltanto che poi all'archivio ci vada il 4-0, che sembra no chissà che, ma in realtà questi non fanno un cazzo per tutta la partita e poi giocano così. Vabbè, conosciamo FIFA 21, non mi va di... Fate un altro? Ah, non segna Richarlison, finisce qui la partita. E meno male. Il problema è che adesso, vedete, siamo anche a meno 2 da Lione. Il Paris Saint-Germain che ha giocato contro di noi, se non si mette in testa di fare gol come contro di noi, perché la partita non l'ha giocata, non vince con Lione. E quindi noi arriviamo anche terzi. Che chi se ne frega, perché poi non ci sarà una prossima stagione, ma insomma, secondo posto vorrebbe dire Champions diretta, terzo vuol dire preliminari. Noi vinciamo 3-2, Ben Yedder, che tocca quota 35, Pogba, che è una notizia perché non segnava dall'anticristo, e poi Henry Onyekuru. Quindi 3-2, vediamo un po' se è bastato. E no, chiaramente non è bastato, perché il Paris ha perso in casa con Lione 1-0. Ragazzi, meno male che è finita sta Ligue 1, ve lo dico col cuore in mano. Io non... cioè FIFA 22 devo ancora provarlo, ok? La carriera e tutto, perché naturalmente prima finisco un progetto come questo e poi iniziamo quello nuovo. Però vi dico in assoluto, chi mi conosce da tanto tempo lo sa, io non ho mai sofferto così tanto per il gioco. Adesso vediamo di alzare un trofeo, quello sì, alla fine della stagione, per chiudere, perché ce lo dobbiamo. Non sempre nel calcio c'è un lieto fine, e guardiamoci in faccia, parliamoci chiaro, in questa carriera non c'è stato il lieto fine. Perché se di lieto fine si parla, avremmo dovuto alzare non eventualmente questa coppa trasparente o scena, ma la Ligue 1 alla fine di questa stagione, perché era l'obiettivo, perché abbiamo lavorato per questo e non ci siamo riusciti. Lo ripeto, se non fosse ancora chiaro, magari in futuro, più avanti, tra qualche FIFA, avremo l'opportunità di riprovarci. Per il momento ci giochiamo questa partita, questa finale che più che lieto fine eventuale sa di vendetta, di chiudere rifacendoci per un brutto risultato che abbiamo appena raggiunto. C'è rabbia dentro di noi ed è una rabbia che ci accompagna in quella che è forse l'unica finale di questa carriera che giochiamo da favoriti. Perché se penso alle finali, penso a quelle contro il Paris Saint-Germain, penso a quella contro il Tottenham in Europa League, insomma tutte sfide in cui partivamo non con i favori del pronostico. Oggi invece siamo il Monaco, loro semplicemente il Nantes. Allan con Doku che parte subito alle spalle del difensore, posizione regolare, corre Doku, dentro il pallone, girotto. Verticale, bene su El Shaarawy per affrettare la manovra. Dentro Fekir, lo vede El Shaarawy, lo serve, in mezzo sempre Ben Yedder, pallone morbido, girotto con la mano. Calcio di rigore per il Monaco, al minuto 27. E allora posiziona il pallone il 10. Guarda Herrera. Ben Yedder, Herrera! E te pareva. Angolo di Pogba, cercare il Shaarawy che la prende, Herrera col miracolo. E poi girotto evita il calcio d'angolo contro le leggi della fisica. Allan. Ben Yedder, sale Pogba, servito il polpo in area. Pogba! Con il mancino!
fa esplodere la parte del Parco dei Principi dedicata ai tifosi della Monaco. 1-0. Quindi Florenzi subito a cercare di trovare Fekir, che manda Doku a destra. Tanto campo per il numero 11, che parte da lontanissimo come al solito, entra in area, guarda dentro, corre Doku, poi il cross, Wissam! Sono 49 stagionali, è meno 1 dal suo record di 2 anni fa, di 50 gol in una singola stagione. E adesso 2-0 per un Monaco che può stare un pochino più tranquillo, ma sempre concentrato. Florenzi subito in verticale per Doku, che può partire come nel primo tempo quando ha fornito l'assist a Ben Yedder. Stavolta guarda dentro dove arriva El Shaarawy, che non la trova, solo calcio d'angolo. Fekir vuole ripartire il Monaco, sempre Nabil, tiene il pallone dentro Ben Yedder, parte da lontano ma parte da solo e va a puntare Herrera. Ben Yedder fino in fondo, 50 gol in stagione come 2 anni fa. 3-0 Monaco. Tiene il possesso, sta arrivando da dietro anche Allan. Cercato Ben Yedder, che si gira, va sul destro. Ben Yedder sul fondo. Partita che è praticamente finita. E allora probabilmente, anzi a questo punto con certezza, visto che la palla ce l'hanno loro, non arriverà il 51esimo gol stagionale. Ma non importa, perché il Monaco ha vinto la Coppa di Francia e ha chiuso questa carriera tanto sofferta, tanto emozionante, agrodolce per eccellenza, con una coppa portata in bacheca e con un uomo con la maglia numero 10 che ha fatto ancora il marziano. Certo, l'esultanza non è paragonabile a quella che avremmo potuto sfoderare in caso di vittoria del campionato, anche perché lì i favori del pronostico erano tutti dalla parte del Paris Saint-Germain, che era più 10 e a più 10 è rimasta, anzi poi ha chiuso con un vantaggio ancora più importante. Ma noi nel loro stadio abbiamo portato a casa la Coppa. E allora pronti ad emozionarci ancora, perché questa carriera partiva a ottobre con È già di Vasco Rossi, colonna sonora, perché tornavamo dopo la pausa su FIFA 20 in cui ho raccontato una carriera. Prima stagione 50 gol per Ben Yedder, che poi il secondo anno si è fatto male. Siamo passati in zona rossa, l'abbiamo affiancata alle telecronache, prima Sport Italia, poi a DAZN, ma c'è sempre questo signore qui che alza la coppa, che ci fa emozionare e che dice chiaramente di essere un marziano a tutto YouTube, a tutta YouTube semmai, perché comunque i generi vanno anche rispettati. Io non so più che cosa sto dicendo, ormai vado a braccio, in realtà vado a braccio da inizio episodio, era per provare un pochino a rendere meno poetico e più comico il finale, che va bene anche quello, anzi è fondamentale alternare un pochino in una carriera che, torno a ripetere, è stata un po' tutto. Voglio un voto nei commenti a questa carriera, che so essere stata meno vincente delle altre, ma non posso essere d'accordo con un commento che ho letto recentemente. Stagione fallimentare no. Stagione fallimentare no, perché se al primo anno di ritorno in Champions League raggiungi il quarto di finale dopo aver vinto il girone, non è una stagione fallimentare. Se arrivi terzo in campionato giocandoti lo scudetto a tratti e comunque meritando il secondo posto, non è una stagione fallimentare. Se vinci la Coppa di Francia, non è una stagione fallimentare, anche perché l'hai aperta vincendo la Supercoppa. E la chiudi così, con questi ragazzi che vi salutano e vi ringraziano come me. Un supporto mostruoso, quasi illegale. Ho parlato con tanti ragazzi, con Fuse Gamer, con Ipirla SV, tutti mi hanno detto: ma uno, tu sei un pazzo perché ancora stai portando la carriera su FIFA 21. Due, com'è possibile che c'è ancora tutto questo supporto? E allora forse la risposta è l'emozione che questa carriera ha regalato a me e a voi. Never give up, comunque sia, ragazzi. E ci vediamo su FIFA 22.